Siamo con Emanuela Castaldo, che ha da poco presentato il libro I pensieri di una donna scalza, dall'inferno al paradiso passando per il purgatorio. Una testimonianza di quella che è stata la sua esperienza di vittima di violenza domestica. Voglio darti subito la parola perché questo è un libro che sicuramente affronta questa tematica, ma è molto di più, perché ci parla di qualcosa che le donne che hanno vissuto la tua esperienza affrontano nel momento in cui, diciamo, si sono liberate del problema principale, ma poi si apre di fronte a loro tutta un'altra serie di problematiche di cui si parla poco. A te. Sì, è un diario emotivo il mio, diciamo, con i pensieri di una donna scalza. Vuole essere il diario di ricostruzione che viene inizialmente richiesto di scrivere quando entri in una casa rifugio, che sono le case per donne. Ricordiamo l'importanza, no, dei centri antiviolenza. Io nel libro ne parlo molto perché credo che quella sia l'ancora di salvataggio per le donne. Ovviamente è un primo passaggio, perché la donna deve ricostruire esattamente tutto il percorso di fuoriuscita, passando dai massacri in tribunale, perché i procedimenti sono tanti, sono il procedimento penale, il procedimento civile, il procedimento minorile quando si è in presenza di figli. C'è un disagio quando entri in casa rifugio perché è inevitabile che devi condividere con altre persone la tua situazione di grandissimo dolore. Entri che sei praticamente abbastanza morta. Io ero abbastanza distrutta quando sono entrata in casa rifugio e sono uscita leggermente forte, ma poi quando sono uscita mi sono ritrovata in un territorio che non era il mio. Ovviamente lì ho dovuto ricostruire. Questo libro vuole dare proprio questo segnale, quello di dire alle donne che il percorso è tortuoso, è difficile, non è impossibile. Bisogna avere tanta forza, bisogna avere tanta determinazione nel percorrere la strada perché fondamentalmente, diciamo, devi trovare un lavoro, hai uno Stato che ti dice denunciate, ma noi non saremo sempre lì a proteggervi e quindi devi combattere, veramente devi combattere e questo vuole raccontare. Tu hai detto una cosa che mi ha molto colpito quando ci siamo incontrate la prima volta. Le donne, contrariamente a quello che si pensa, sanno bene chi hanno di fronte, ma c'è la paura. Ma hai detto anche un'altra cosa che mi ha colpito anche tanto, è che la paura effettivamente è un elemento molto importante perché aiuta poi a fare quel passaggio successivo che porta a quella che è la libertà e poi quello che racconti anche tu nel libro, a una rinascita vera e propria. Come puoi spiegare a chi indubbiamente capisce fino a un certo punto, perché queste sono esperienze forti che chi non vive comprende fino in un certo modo, come si può spiegare il fatto che una donna, pur trovandosi di fronte una situazione che capisce la porterà forse su binari di grande difficoltà, non cambia binario, rimane lì? Perché la violenza non è fatta soltanto di pugni, di calci, di io ho subito anche due tentati omicidi, ma non è quello, diciamo, che mi ha sempre atterrato. Io devo dire la verità, è impossibile prescindere dalla violenza fisica, no? Ovviamente i giornali, le cronache sono piene dei dettagli, dei massacri, perché bisogna scavare, perché bisogna capire come è stato fatto. Non è importante quello, è la violenza psicologica che è importante. La donna prima di arrivare allo schiaffo, prima di arrivare al pugno, già ha subito una manipolazione, è manipolata, è annientata, le viene detto che le saranno tolti i figli da quest'uomo. E in quel momento tu non esisti più. Io mi ricordo che nell'ultimo anno ho girato intorno a un tavolo come un automa che faceva le cose per i figli, ma tra pochi giorni sarà per me un giorno importante. Io il 6 maggio è un giorno che ricordo molto tristemente, ma anche diciamo ovviamente con uno spiraglio che non succederà mai più una cosa del genere, perché ho tentato il suicidio. Io penso che quando arrivi al fondo di dire se non mi ammazzi tu, mi ammazzo io, significa che tu la soluzione non ce l'hai. E quello è il discorso. E quindi è quello. Io ogni 6 maggio ho un giorno buio. La sensazione di sentirsi soli, ma soprattutto isolati.
come si può superare, come si può rompere questa sensazione. Può essere un figlio, può essere un'amica, può essere, non lo so, una persona che si incontra per caso e che ti tende la mano. Quale può essere, il mezzo per far sì che questa sensazione di isolamento e di solitudine si spezzi e ci sia la possibilità di accedere al gradino successivo che poi porterà verso la luce? Allora, ti dico la verità, per me è stato uno scatto dal suicidio in poi, perché a quel punto io ho capito che avevo toccato il fondo. Però l'esperienza raccontata di una donna in ospedale che mi ha riconosciuta, non so come, forse avrà visto il gesto del mio ex nei miei confronti, avrà visto come mi parlava. E mi ha detto io e te siamo uguali. Ovviamente io mi sono girata e ho avuto una reazione anche contraria verso questa donna. Nel libro lo racconto questo episodio. Però è stata una doccia fredda, perché lei ha riconosciuto quello che io non volevo riconoscere agli altri, perché le donne che subiscono violenza si chiudono nel silenzio al riccio, perché hanno vergogna. Il senso di colpa, di subire e di stare in silenzio, perché come hai detto tu, sei isolato. Non hai la famiglia, non hai gli amici, sei spesso chiuso in una casa, da sola con figli. E per quei figli tu dici, ma io che cosa devo fare? Tante volte mi sono trovata in chiesa, guardando un crocifisso, dicendo, ma io che devo fare? Perché quello è, però è la mala informazione, è la cattiva informazione di non dire alle donne, non avere paura. Perché è vero, il percorso è difficile, però è la denuncia da cui devi partire, è il centro antiviolenza da cui devi partire. Poi tutto dopo, secondo me, si fa. Certo, è arrivare a quel momento fondamentalmente. Vorrei chiederti un'altra cosa. La società nella quale viviamo, è una società che secondo te è ricettiva rispetto alla richiesta di aiuto, delle donne che vivono queste situazioni? Oppure c'è ancora un atteggiamento, non saprei usare un termine per descriverlo con precisione, diciamo di attendista, o si accetta. Te lo chiedo perché ho un'esperienza non diretta, però mi è capitato di sentire anche in realtà impensabili, dove effettivamente c'era qualche compagno, marito che era incline all'uso di una violenza verbale e fisica, i parenti della stessa donna spingere questa donna ad accettare e a lasciare che le cose non rimanessero come erano. Sinceramente mi ha molto colpito. Tu, rispetto a questa real situazione, cosa puoi aggiungere? È così anche nel tuo caso, le persone, non so che non è il caso della tua famiglia, ma le persone che erano strettamente vicino a te, come le hai sentite? Ci sono due discorsi, che le donne non si confidano perché non vogliono essere giudicate. È difficile che una donna che è vittima di violenza si confidi con un'amica, si confidi con un conoscente. Le mie amiche quando sono scappate di casa e poi dopo un po' di tempo sono riuscita a ricontattarle, le poche di cui mi fidavo, mi hanno detto perché non mi hai detto niente. Perché non volevo essere giudicata, da te che casomai avevi un matrimonio completamente diverso dal mio. E questo è un ordine di problema. Il secondo ordine è perché c'è questo giudizio, c'è questo fortissimo giudizio verso le donne. Lo vediamo nei social, lo vediamo nell'aggressività, lo vediamo quando si racconta un fatto di cronaca anche molto efferato. È lei che ha subito, è lei che è debole, è lei che non è riuscita. Scappate al primo schiaffo, leviamocela dalla bocca questa frase, perché per una donna che subisce violenza, quando tu le dici scappa al primo schiaffo, non c'è scappata al primo schiaffo, che deve fare? Si deve suicidare veramente? La dobbiamo massacrare ancora di più? La dobbiamo far sentire ancora più in colpa? È il linguaggio che deve cambiare verso le donne, perché le donne non si sentono accolte, quello
il discorso. Hai detto una cosa molto interessante e anche molto vera, perché effettivamente noi assistiamo sempre a questo tipo di atteggiamento, in particolar modo sui mezzi di comunicazione. C'è sempre l'opinionista o lo giornalista o chi per esso che semplifica e dice effettivamente è inconcepibile che una donna oggi, nel 2024, possa accettare che un compagno, un fidanzato, un marito possa tirarti su una sberla. Effettivamente, quando ti ho ascoltato, ho riflettuto su questa cosa perché, con una certa superficialità siamo portati a giudicare o a valutare le cose che non viviamo direttamente con estrema facilità. Quindi, ho trovato che, il tuo libro e la tua testimonianza, sono stati veramente, cioè sono veramente importanti perché non solo possono essere un aggancio per chi vive questa situazione, ma sono anche un elemento di grande riflessione, di spunto di riflessione per la collettività, perché io credo che la collettività è molto importante, prima e forse anche dopo. E tu hai raccontato anche questo, perché fortunatamente poi, quando finalmente le cose hanno iniziato ad andare in un altro modo, ti sei ritrovata in una collettività che ti ha aiutato molto, ti ha supportato da un punto di vista psicologico e non solo. Partendo invece a un aspetto utile e anche molto interessante, usiamo molto spesso questo aggettivo, ma è realmente così, il dopo. E anche in un certo qual modo la tua critica, però usiamo questo termine virgolettandolo, con la realtà delle leggi, la realtà concreta di poter poi cambiare. Dice, io una donna che si trova in una situazione difficile dice adesso sì, vado nella casa rifugio e devo riniziare. Quali sono state per te le prime e grandi difficoltà pratiche? Il lavoro, il denaro, l'organizzazione, la gestione dei figli, i vestiti che non avevi? Le difficoltà sono tante perché ci sono donne che possono essere inserite in alcuni percorsi anche lavorativi. Per esempio le donne che casomai, diciamo, io in quel momento avevo un contratto di lavoro in essere e quindi c'erano delle difficoltà e poi dovevo trasferirmi, diciamo, comunque da Un Napoli, altro quindi posto. bisognava un attimo proteggersi in quella situazione. Quindi ho dovuto iniziare da capo. È stato difficile perché, come tutti, penso abbiamo una rete di contatti, no? Quando cerchiamo lavoro, quando facciamo determinate cose. Quindi è stato difficile far comprendere. Il recruiting oggi delle aziende funziona molto su Facebook, sui social, quindi andavano, trovavano cose, non volevano problemi. Quindi è stato molto complesso. Poi dall'altro lato devi trovare anche una collocazione per i figli. Gli indirizzi sono molto spesso segretati, non puoi, devi stare molto attento, ti devi proteggere, cioè devi stare veramente, diciamo, allerta, ecco, in questo senso. E hai uno stato che ti protegge molto relativamente, perché lo stato ti dice: ah, ma io ho fatto la misura cautelare. Sì, ok, a 100 metri. Siamo d'accordo, ma non mi stai dando un lavoro, mi stai dando la possibilità di accedere a volte a dei percorsi formativi che io ringrazio questa possibilità che loro danno alle donne che sono vittime di violenza, ma non è una vittima di violenza, deve mettere il latte a tavola, deve far mangiare i figli, ci vuole il lavoro per questo, che spesso non è. Io sono una donna fortunata perché ho un titolo di studio e ho potuto accedere a una serie di ruoli, ma quella donna che c'ha la terza media, Come fa? come fa a mantenere una famiglia, una casa, la luce, il gas, il telefono? Quindi tu mi stai dicendo che per queste donne non c'è una soluzione oggi. Al momento ci sono pochi lavori etici, che sono quei lavori che sono dedicati ovviamente all'inserimento delle donne in, per esempio, Cooperativa Eva, che è il mio centro antiviolenza, ha due progetti bellissimi, uno con le ghiottonerie di Casa Lorena, quindi fanno delle marmellate, e diciamo con le arance della regina, no? Perché loro sono il casertano, e l'altro è ovviamente, diciamo, un progetto tessile. Sono due progetti molto belli.
Però sono, secondo me, pochi sul territorio, perché a parte loro, effettivamente io in questo territorio, per esempio, non ho visti, non ho potuto accedere. Ho potuto accedere a una formazione, che è una formazione fatta di, diciamo, facciamo un corso, per esempio, per diventare osso, per diventare osa. È un corso, diciamo, che ti dà la possibilità di un attestato, ma non è un lavoro. Cioè, devi fare un anno completo di tirocinio e poi dopo, chissà. Mamma mia, effettivamente, questo, per esempio, lo diciamo prima, è tutto un aspetto che quando si sente in televisione la signora di turno, il signore di turno dice perché il primo sberla non va via, non si mette proprio in conto, invece si apre un mondo. Anche perché sono donne che sono molto spesso assoggettate alla violenza economica, quindi cioè, non è che tutte lavorano. Senti, ti faccio una domanda che forse è difficile. I figli. Quanto ti sei sentita responsabile e nello stesso tempo anche motivo di orgoglio, diciamo così, perché a un certo punto hai spezzato una catena per te e per loro? Allora, io verso i miei figli ho avuto sempre il senso di colpa, ma ancora ce l'ho, quindi fondamentalmente diciamo, non è mai passato, perché a volte li vedo, quando li vedo in difficoltà ovviamente mi rendo conto che quello che hanno subito non l'hanno elaborato bene. Però oggi che li vedo sereni, quello è il mio orgoglio, il fatto di vederli comunque, diciamo, che stanno bene, che sono integrati, che vanno a scuola, che studiano, che fanno tutte le cose che prima non facevano, quello è il mio motivo di orgoglio. Quando mi dicono, per esempio, Giuseppe a scuola il giorno del 25, sulla liberazione ha scritto dei pensieri sulla libertà. Lui ovviamente quando scrive di libertà scrive di libertà pensando a noi e usa le parole che casomai diciamo sente da me anche oggi. Questo è un motivo di orgoglio, cioè leggere quello che mio figlio scrive ovviamente perché almeno il messaggio che devono essere liberi, che nessuno gli deve obbligare quello che devono dire, quello che devono fare, nemmeno se fossi io. Io glielo dico sempre, anche se fossi io a togliervi la libertà, voi non dovete mai accettarlo. Ti faccio un'ultima domanda, anche se continuerei ad oltranza, ma non possiamo, ma riprenderemo questo discorso in un altro modo, ma lo faremo. Per Emanuela, oggi, che cosa vuol dire essere libera? Allora, io ho capito di essere libera un anno fa. Per me essere libera significa poter, diciamo, pensare con la mia testa, prendere decisioni in maniera autonoma. La libertà, come diceva Alda Merini, è qualcosa che sta dentro di noi e puoi essere libero anche se sei attaccato a una macchina per l'elettroshock. Io, per me, lei è un esempio veramente di vita, perché effettivamente è così. In qualunque situazione noi viviamo, siamo tutti incatenati. Siamo incatenati perché siamo in una società, quindi siamo incatenati per questo. Ma fondamentalmente, diciamo, noi dobbiamo sentirci liberi dentro. E i rapporti più belli, secondo me, sono quelli in cui sono liberi, dove uno non impone l'altro. Assolutamente sì. Facciamo rivedere il libro, che è molto importante, I pensieri di una donna scalza, di Emanuela Castaldo. Mi raccomando, alla prossima, perché non ci lasciamo qui.